Brembo presenta Se la Ferrari torna ad eccellere a Las Vegas perché le caratteristiche del circuito sono molto simili a quelle di Singapore, chi ha deluso è stata la Mercedes, ma anche la McLaren. Ne parleremo successivamente. Entrambe le monoposto motorizzate Mercedes hanno trovato grandissime difficoltà di adattamento ad un circuito freddo, velocissimo e con un asfalto particolarmente scivoloso che ha impiegato molto tempo a gommarsi. Questo è il denominatore comune che ha messo in crisi la W14 e la MCL60, la McLaren, due monoposto che di fatto hanno trovato grosse difficoltà a stabilire il grip ottimale in qualifica, ma soprattutto anche in gara. E soprattutto una McLaren che con una curva di crescita veramente importante in quest'ultima fase di stagione ha centrato una decima posizione con Piastri, quindi veramente grandi difficoltà proprio per la mancanza di grip e soprattutto di bilanciamento aerodinamico. Ne parliamo con la nostra animazione tecnica in 3D. La gara è stata un disastro per tutti e due i piloti. Lewis ha forato e Russell ha subito un incidente. Adesso ad Abu Dhabi l'obiettivo è stare sul podio e mantenere la seconda posizione nel campionato costruttori. L'ultima gara di campionato chiude il capitolo W14. Una monoposto che ha dimostrato limiti aerodinamici e tecnici non superabili, tanto da compromettere l'intera stagione. La W14 segue una distribuzione dei pesi non convenzionale con abitacolo avanzato. L'obiettivo è spostare in avanti il peso del pilota, aumentare il carico dinamico sull'asse anteriore e far lavorare al meglio le coperture anteriori. In realtà questa soluzione ha messo in crisi gli assetti, delegando alla sospensione anteriore un carico eccessivo. Per compensare questo problema, i tecnici hanno agito sulle valvole di regolazione, irrigidendo gli ammortizzatori e frenando il rollio. Anche il terzo elemento adotta molle più rigide per evitare che, in staccata, il maggior peso causi un eccessivo beccheggio che porta il fondo a strisciare sulla pista. Anche le barre antirollio sono andate nella direzione di una minore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inerzia indotto dalle maggiori masse in gioco, fattori che hanno irrimediabilmente compromesso la stabilità in curva. Su una pista velocissima, tutta da scoprire nella sua prima edizione in Formula 1, anche in gara sono venuti alla luce problemi di sicurezza del circuito che hanno causato l'incidente di Lando Norris. C'è un dosso in curva 11. Tutte le auto producono delle scintille quando passano sopra questo avvallamento. Credo che la combinazione dosso e gomme fredde possa aver sorpreso Lando, che ha perso il controllo vettura. Sin dalle prove la McLaren non ha brillato. Problemi di assetto e adattamento ad un cittadino anomalo da 240 di media hanno reso difficile il compito degli ingegneri. Per tutto il weekend si è cercato un compromesso tra efficienza e carico per far lavorare i pneumatici all'interno della finestra termica, ma senza riuscirci completamente. Le simulazioni in Galleria del Vento su un circuito nuovo e senza dati attendibili hanno portato i tecnici McLaren a deliberare una conformazione sbagliata. Le altezze da terra, i bump e le alte velocità hanno causato pompaggi del fondo, mettendo in crisi l'effetto suolo e le interazioni aerodinamiche tra i canali Venturi e il diffusore, che lavora in modo intermittente e discontinuo. Nonostante l'elevato livello di efficienza raggiunto con il nuovo layout dei convogliatori, il fondo sconnesso ha compromesso l'attività del sottovettura. La carenza di effetto suolo è stata compensata da un setup di muso e alettone con maggiore incidenza, ma che inevitabilmente ha penalizzato le velocità massime sui lunghi rettilinei. La maggiore incidenza dell'alettone ha, da un lato, migliorato l'estrazione d'aria dal fondo, ma contemporaneamente enfatizzato le criticità di pompaggio e instabilità aerodinamica della MCL60. È stata una delusione il decimo posto. Solo a fine gara con pista gommata abbiamo migliorato il passo, ma non è stato sufficiente.
In Formula 1 manca ormai da anni una donna pilota. Ma quando ne rivedremo una? Nel 2024 la Formula 1 Academy, formula tutta al femminile, vedrà 10 delle partecipanti vestire colori e marchi delle scuderie del Circus. Tra queste Lia Block, figlia di Ken Block con Williams. Al di là di queste iniziative, la pilota più accreditata sembra però essere Jessica Hawkins, driver ambassador in casa Aston Martin. Questo è un grande momento per me, per il team e soprattutto per le donne nel motorsport. Stiamo crescendo e dimostrando che abbiamo molte ragioni per essere qui con gli uomini. Speriamo che sia un primo passo per far sì che più donne entrino in Formula 1. Oggi vediamo le ragazze più giovani nei kart o nelle formule minori arrivare a ottenere opportunità come queste, non solo per un test, ma per essere in gara. E sì, sono molto felice di essere una delle apripista in questo momento. Così la Hawkins si è espressa prima di diventare la prima donna pilota a tornare su una monoposto di Formula 1 a distanza di 5 anni dall'ultima, Tatiana Calderon, con la Sauber. Nel corso di questo 2023 è arrivato il momento della Hawkins che, all'Hungaroring, è salita a bordo della AMR21 per svolgere un test. Un'opportunità unica che ha visto la 28enne inglese affiancare Felipe Drugovic, pilota di riserva nella scuderia di Lawrence Stroll. L'ex pilota della W Series, serie al femminile che ha preceduto la Formula 1 Academy, non ha mancato di farsi notare, segnando, nel corso dei giri, tempi che hanno creato un buon entusiasmo tra i membri del team di Silverstone. Ho trascorso tanti anni senza correre per mancanza di budget. È stato davvero difficile trovarlo. Quel breve numero di giri, 20, 25 o quello che sono stati, è valso tutto il sudore e ogni lacrima di sangue. Ha commentato Jessica Hawkins al termine del test con Aston Martin. Sono contenta del lavoro fatto e grata anche a tutti quelli che sia qui che in fabbrica mi hanno aiutata. L'ultima donna a partecipare da pilota ufficiale ad un mondiale di Formula 1 è stata l'italiana Giovanna Amati nel 1992 con la Brabham. Il lavoro che la FIA e la Formula 1 portano avanti potrebbe portare all'obiettivo di una donna pilota nuovamente nel Circus e la Hawkins sembra pronta a realizzare questo sogno, come commentato dalla stessa pilota inglese alla fine dei suoi giri all'Hungaroring. Questa non è la fine, è solo l'inizio. Grazie,